La storia che stiamo per raccontare ci riporta indietro nel tempo, in un'epoca lontana che non è ancora storia. Un tempo in cui ancora si stavano formando i popoli dell'Italia antica. Tra loro, gli Etruschi. Un aristocratico etrusco nell'VIII secolo a.C. apparteneva all'elite che guidava la società dell'epoca. L'aristocrazia dominava sia gli aspetti militari sia quelli religiosi e sociali, esprimendo la propria supremazia in diversi modi. Il guerriero aristocratico era armato in modo molto vistoso. Le armi erano principalmente in bronzo, più raramente in ferro. L'elmo crestato conferiva un aspetto solenne e minaccioso al guerriero. Lo proteggeva lo scudo, circolare o ovale, realizzato in bronzo o legno e cuoio. Gli scudi metallici, forse destinati ad usi più rituali che pratici, erano decorati in modo molto elaborato. La protezione del guerriero poteva essere completata da un pettorale in bronzo. Combatteva prima di tutto con la lancia, fornita di una pesante punta in bronzo o ferro e puntale all'estremità opposta. Ma l'arma più esclusiva ed aristocratica era la spada, riservata a pochi guerrieri di alto rango. Poteva essere in bronzo, come le lunghe spade ad antenne, dette così per la caratteristica impugnatura, o talvolta in ferro, soprattutto del tipo più corto. Per maggiore libertà nei movimenti o per esibire la propria potenza fisica, i guerrieri forse combattevano quasi completamente nudi, come suggeriscono alcune rappresentazioni, tra cui questo bronzetto rinvenuto nei pressi di Reggio Emilia. Il tipo di armamento che abbiamo visto, infatti, è adatto a guerrieri agili e dinamici impegnati in duelli eroici, simili a quelli narrati da Omero. All'inizio di questa storia, circa un secolo prima, la società delle origini era ancora semplice e piuttosto egualitaria, poco differenziata. In quel tempo i villaggi erano composti da gruppi di capanne distribuite in maniera irregolare, con ampi spazi liberi di uso comune, destinati alle attività produttive, sociali e rituali. I villaggi erano per lo più posti in posizioni strategiche per lo sfruttamento delle risorse naturali o per il controllo delle vie di comunicazione. In una società ancora priva di centri di potere forti, la conflittualità era probabilmente diffusa e permanente. Era perciò necessario proteggere i villaggi. Poteva essere una semplice palizzata, come documentato a Castelfranco Emilia, o un sistema più complesso, costituito da fossato, terrapieno e palizzata, come nel caso di Bologna. Attorno ai villaggi si trovavano i sepolcreti, quasi a costituire una delimitazione sacrale della sede della comunità. Su una stele rinvenuta a Bologna, nella necropoli di San Vitale, e risalente all'VIII secolo a.C., è rappresentata una capanna con tetto a due spioventi, probabilmente di forma rettangolare. Sappiamo però che spesso erano circolari o ovali, con tetto conico. Le abitazioni venivano realizzate con i materiali più disponibili nel territorio, in maggioranza materiali deperibili,
principalmente in legno, impiegato soprattutto per la struttura portante. Le pareti venivano realizzate in graticci di rami intonacati con argilla oppure in mattoni di argilla essiccata. Le fondazioni potevano impiegare pietre e ciotoli o travi di legno, mentre il tetto era coperto con fascine di canne o di paglia di cereali. Le urne cinerarie realizzate in Etruria tirrenica e meridionale spesso riproducono le forme delle abitazioni di questo periodo. Possiamo così immaginare le pareti delle case decorate con gli stessi motivi geometrici delle urne. Anche i tetti potevano essere decorati, sagomando a forma di uccello acquatico le estremità dei pali della copertura. Il sostentamento delle comunità si basava sull'agricoltura, la silvicoltura, l'allevamento. Gli animali allevati erano soprattutto ovini per la carne, il latte e la lana, una delle principali materie prime per i tessuti, i suini per la carne ed i bovini, dediti principalmente all'aiuto nel lavoro dei campi e dai trasporti. Si coltivavano cereali come il grano ed il farro, verdure, frutti come pomi, pruni e vite. Dei boschi si raccoglievano ad esempio nocciole e prugnoli. La vite si trovava ai margini delle aree coltivate, nelle zone di transizione al bosco e all'incolto. Pianta rampicante, la vite si maritava in modo naturale ad alberi ad alto fusto come i pioppi. Il sistema etrusco della Lambruscaia, a tutore vivo, autoctono ed originale, darà origine successivamente alla piantata padana, tuttora praticata e diversa dalla vigna bassa di origine greca. La vite aveva un ruolo molto importante per il prestigio connesso al consumo del vino, a cui venivano attribuiti significati simbolici e rituali. La progressiva evoluzione socio-economica portò nel corso dell'VIII secolo a.C. ad una maggiore articolazione sociale, formando un'elite che alla fine del secolo emerse chiaramente come ceto aristocratico dominante. La pratica del banchetto condiviso tra pari assunse un valore sociale importante. La suddivisione e la condivisione del cibo diventavano parte di un evento ritualizzato nel quale il vino assumeva un ruolo rilevante. Una delle attività elitarie strettamente connesse al valore guerriero e aristocratico era la caccia. È probabile che una prova di abilità nella caccia facesse parte del rituale iniziatico per entrare nella classe degli adulti abilitati all'uso delle armi. Il rinvenimento nell'area adriatica di alcuni corredi principeschi in cui apparato bellico e simbologia del potere civile e religioso sono ugualmente rappresentati testimoniano come gli aristocratici si occupassero anche degli aspetti religiosi. Questa religiosità, probabilmente basata sul culto solare e forse legata ai miti di rinascita, trapela attraverso il rito funebre. L'aristocratico defunto veniva preparato ed esposto prima di essere trasportato in processione fino alla pira, allestita nella necropoli. Il defunto era accompagnato dagli oggetti simbolo del suo ruolo sociale, simboli del potere civile e militare, se un aristocratico guerriero, gioielli, strumenti delle attività domestiche e simboli di rango, nel caso di una nobile defunta. Il rito era basato prevalentemente sull'incinerazione. Gli individui più importanti venivano cremati con un corredo molto ricco, armi, carri smontati, bardature equine, vasi di bronzo e ceramica, offerte di cibo, tessuti, ornamenti personali e strumenti e altri oggetti di pregio. Soprattutto per i defunti più illustri, il rito era scandito da un cerimoniale molto simile a quello delle contemporanee società greche,
cantato da Omero nei funerali di Patroclo. Quando giunsero al luogo loro indicato da Achille, lo deposero ed ammassavano subito gran quantità di legna. Restarono lì i più intimi e ammucchiavano legna, finché non ebbero alzato una pira di 100 piedi per lato, e sulla cima deposero il morto, afflitti in cuor loro. Molte pecore grasse e buoi dalle corna ricurve, scalpiccianti, scuoiarono e prepararono davanti alla pira. Da tutti, tranne il grasso, copriva il cadavere Achille animoso dalla testa ai piedi ed intorno ammassava i corpi scuoiati. Anfore d'olio e di miele poi ci metteva, appoggiandole al feretro, e 4 cavalli superbi a forza spingeva sopra la pira, tra i più alti lamenti. Raccogliamo, quindi, le ossa di Patroclo Meneziade, riconoscendole con cura. La pira poi bruciava per diverse ore per la completa combustione del corpo e la purificazione del cadavere. Durante il rogo in onore del defunto avvenivano libagioni e banchetti, sacrifici di animali, balli, canti, giochi funebri, rappresentazioni legate ai riti di passaggio, quali duelli rituali o danze armate. Uno di questi riti è forse rappresentato su una stele tombale rinvenuta pochi anni fa in una necropoli degli inizi del VII secolo a.C. a Marano di Castenaso, nel Bolognese. Accompagnati da simboli solari e animali connessi alla sfera religiosa, 2 guerrieri duellano brandendo in alto le spade mentre spiccano un agile salto o un passo di danza. Il rito si spostava poi nell'area riservata alla famiglia o al gruppo gentilizio all'interno della necropoli. Dopo il raffreddamento della pira, i resti del defunto venivano raccolti assieme alla terra di rogo. I resti ossi, dopo un lavaggio, venivano avvolti in un telo ed inseriti all'interno dell'urna cineraria. All'interno di quest'urna, tradizionalmente costituita da un vaso biconico coperto da una scodella, venivano riposti anche alcuni oggetti del corredo. Quindi si deponeva il cinerario, avvolto in un drappo di tessuto fissato con fibule o spilloni, a personificazione del defunto stesso. In una fossa, appositamente scavata, venivano gettati i resti della pira, ormai consumata dal fuoco. Infine, venivano deposti gli oggetti di corredo, alcuni provenienti dai resti del rogo, altri appositamente preparati. La fossa veniva infine chiusa con lastre di pietra o assi e ricoperta dalla terra di scavo a creare un piccolo tumulo. Un segnacolo in pietra indicava la presenza della tomba. Numerose sepolture di una cultura originale, fino ad allora non ancora identificata, furono scoperte nei pressi di Bologna a metà dell'Ottocento. Le scoprì il conte Giovanni Gozzadini, prestigioso esponente della cultura locale e dell'archeologia, allora una disciplina ancora giovane. Il nome che diede a questa cultura materiale fu Villanoviana, dal nome della Villanova, la sua residenza di campagna in comune di Castenaso. La cultura villanoviana, sviluppatasi tra il IX ed il VII secolo a.C., dal Tirreno all'Adriatico, dalla pianura padana alla Campania, è oggi ritenuta dalla maggior parte degli studiosi la più remota espressione della civiltà etrusca. Un'esperienza fondamentale per la definizione dell'identità culturale italiana.
Il patrimonio archeologico villanoviano è conservato in molti dei musei presenti sul territorio emiliano-romagnolo, poiché testimonianze di questa cultura sono presenti in gran parte della regione. Nella pianura padana gli insediamenti più importanti si ritrovano nell'area bolognese e sull'Adriatico a Verucchio. L'aristocrazia, guerriera e fondiaria, era legata al controllo del territorio e delle sue risorse. Per il controllo del territorio era indispensabile spostarsi velocemente su distanze medio-lunghe. Diventò quindi strumento del potere il possesso dei cavalli, il cui allevamento, molto impegnativo e dispendioso, era riservato ad usi militari o di prestigio. I cavalli venivano utilizzati per carri e calessi, per il carro da guerra o come cavalcatura. Già all'età del bronzo il cavallo era stato utilizzato come animale da traino e il carro da guerra era diventato il simbolo del guerriero aristocratico. Ma a partire dall'VIII secolo avanti Cristo, i guerrieri cominciarono a spostarsi anche a dorso di cavallo, acquisendo una mobilità fino ad allora impensata e consentendo il controllo di territori enormemente più vasti rispetto a quanto avveniva durante l'età precedente. La presenza di un'elite sociale che controllava ingenti risorse, tra cui quelle minerarie localizzate soprattutto in Etruria, diede anche un nuovo impulso agli scambi commerciali e culturali, estendendo enormemente l'influsso della cultura tirrenica. L'attività artigianale controllata dall'aristocrazia raggiunse livelli qualitativi altissimi, dall'oreficeria alla lavorazione dell'ambra, dell'osso e dell'avorio. Caratteristica ed elegante la pregiata ceramica nera e lucida, ottenuta controllando attentamente la quantità di ossigeno disponibile durante la cottura dell'argilla. Anche le donne aristocratiche avevano un ruolo importante nell'attività produttiva. La tessitura, arte di eccellenza delle donne aristocratiche, ci ha lasciato pochissimi ma prestigiosi esempi, conservati nelle sepolture di Verucchio, in Romagna. L'aspetto delle donne aristocratiche appariva altrettanto sontuoso di quello maschile. I capelli erano acconciati in una o due lunghe trecce, fermate talvolta da spirali in filo di bronzo o d'oro. Talvolta la chioma femminile era coperta da un mantello di forma arrotondata che incorniciava il volto, fermato da preziose spille. Lunghe tuniche di tessuti a trame colorate, decorate con bordi ricamati e decorazioni metalliche, strette in vita da elegantissimi cinturoni a losanga di lamina bronzea lavorata a sbalzo. Gli ornamenti ed i gioielli, come le spille, erano per lo più realizzati in bronzo, ma talvolta anche in oro o argento, e decorate con osso, ambra del Baltico, avorio e pasta vitrea colorata. Altrettanto preziosi gli orecchini e le collane, e i sottili bracciali in bronzo o d'oro. Le calzature erano morbide e aderenti, spesso alte e chiuse. È soprattutto l'artigianato metallurgico che ci testimonia l'importanza di questa cultura nell'ambito dell'età del ferro italiana ed europea. I manufatti provenienti dall'Etruria sono ampiamente diffusi nel Mediterraneo
e oltre l'arco alpino. Verso la fine dell'VIII secolo a.C. e nel corso del secolo successivo, un fenomeno che interessa tutto il Mediterraneo investe anche il mondo etrusco in formazione. Sulla spinta dell'aggressivo commercio fenicio, la diffusione di prodotti, motivi decorativi, ideologie e miti provenienti dal vicino Oriente cambia l'assetto sociale e culturale, enfatizzando il ruolo del ceto dirigente aristocratico che tramite il controllo del commercio e dei beni di lusso guida l'evoluzione della società. Questa fase, denominata orientalizzante, appunto per la provenienza orientale di molte innovazioni in diversi campi della cultura dell'epoca, fu molto legata al commercio greco tra Etruria e Oriente. In questo periodo, l'attività greca nel bacino occidentale del Mediterraneo divenne sempre più importante per la formazione della civiltà etrusca. Anche l'ambito militare viene trasformato con l'adozione dell'armamento di tipo oplitico greco. Le comunità etrusche a nord degli Appennini parteciparono pienamente al rinnovamento, ma conservarono più a lungo alcuni aspetti culturali della fase precedente. Il loro ruolo nei rapporti tra il mondo transalpino e la penisola italiana fu determinante. Tra le innovazioni più importanti, l'adozione della scrittura, della quale abbiamo un interessante esempio nella dedica iscritta su questa anforetta, conservata al Museo Archeologico di Bologna. Mizza Venuzave. Io sono il piccolo vaso di Venu e di Ucuitarmi. Ana mini. Mi ha fatto Ana Remiru. È di questo periodo anche l'inizio del processo di nascita delle prime città etrusche, tra di esse anche Velzna, Felsina per i latini, l'attuale Bologna. In breve tempo, comunque, anche nella Valle del Po si manifestarono chiaramente le caratteristiche della ormai matura civiltà etrusca. Si formò la Dodecapoli Padana, una confederazione di città i cui confini oltrepassavano il Po, di importanza pari all'analoga confederazione della madre patria compresa tra Arno e Tevere. Velzna fu sicuramente il centro più importante dell'Etruria padana. In Tuscorum Iure, pene omnis Italia fuerat. L'Italia era stata quasi tutta sotto il dominio degli Etruschi. Così si esprimeva Catone. Anche Tito Livio scrisse della potenza e della fama degli Etruschi che si estendeva dalle Alpi allo stretto di Messina. La civiltà etrusca fu in effetti la prima civiltà ad esprimere la sua influenza su quasi tutta la penisola italiana.